esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Prossimo esercizio. Posturale spalle addotte. Via! Non piegare o inarcare la schiena. Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale ed evitare traumi. Prossimo esercizio. Spinte posteriori delle braccia. Via! Non forzare la spinta verso l'alto. Fermati quando senti di essere al limite. Esegui un movimento lento e regolare o rischi problemi alle articolazioni. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio, curl. Via! Non oscillare con la schiena, per aiutarti tieni l'addome ben contratto. Non sollevare le spalle, mantienile sempre basse e rilassate per concentrare lo sforzo nei bicipiti. Non piegare i polsi durante il movimento, tieni le mani in linea con gli avambracci. Non piegare la testa, tienila sempre in linea con la schiena, per riuscirci guarda un punto fisso. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Sforbiciate braccia. 3, 2, 1, via! Fai attenzione a non sollevare o abbassare i gomiti. Tienili sempre all'altezza delle spalle. Non piegare le braccia, tienile sempre ben distese. Non inarcare la schiena, tieni l'addome contratto. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Distensioni i manubri sopra la testa a martello. 3, 2, 1, via! Non piegare il collo. Per aiutarti, porta il mento indietro. Non inarcare la schiena, tieni l'addome ben contratto per riuscirci. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Rotazioni delle braccia. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, effettua le rotazioni con le mani sulle spalle. Fai attenzione a non sollevare le spalle, tienile sempre basse e rilassate. Non piegare le braccia, tienile sempre ben distese. Non piegare la testa, tienila sempre in linea con la schiena.
5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Tre, due, uno, via! Tieni i gomiti e le mani all'altezza delle spalle quando porti le braccia su. Fai attenzione a non piegare i polsi, mantieni le mani in linea con gli avambracci. Non piegare il collo, per aiutarti porta il mento indietro. Non sollevare le spalle quando porti le braccia su, tienile sempre basse e rilassate. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Alzate posteriori ad un braccio. 3, 2, 1, via! Non piegare la testa, tienila sempre in linea con la schiena. Non inarcare la schiena, tieni l'addome ben contratto per non gravare sulla colonna vertebrale. Cinque, quattro, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Durante la salita muovi esclusivamente il braccio, spalla e scapola rimangono ferme. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Alzate laterali. Tre, due, uno, via. Tieni i gomiti e le mani all'altezza delle spalle quando porti le braccia su. Non sollevare le spalle quando porti le braccia su, tienile sempre basse e rilassate. Non piegare il collo, per aiutarti porta il mento indietro. Fai attenzione a non piegare i polsi, mantieni le mani in linea con gli avambracci. 5. 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Trazioni. 3, 2, 1, via. Non piegare la testa, tienila sempre in linea con la schiena. Non distendere le gambe, devono essere sempre leggermente flesse. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Piegamenti tricipiti a terra. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, poggia il sedere a terra quando scendi. Mantieni l'addome ben contratto per non gravare sulla colonna vertebrale. Non ruotare i gomiti durante la discesa per non gravare sulle articolazioni.
Non ruotare eccessivamente il bacino. Concentra lo sforzo nella distensione delle braccia. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Piegamenti sulle braccia, ginocchia a terra. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare la schiena durante la discesa. Testa, spalle e fianchi devono trovarsi sempre sulla stessa linea. Fai attenzione a non sforzare il collo cercando di guardare in avanti. Per aiutarti, fissa un punto sul pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Flessioni con rotazione. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, poggia le ginocchia al pavimento quando segui la flessione. Non inarcare o piegare la schiena durante l'esercizio. Per riuscirci, mantieni l'addome ben contratto. Fai attenzione a non ruotare solamente il busto. Spalle e bacino si muovono contemporaneamente ed il braccio è ben disteso quando sale. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Tre, due, uno, via! Prossimo esercizio. Stretching deltoidi. Via! Non forzare il movimento. Fermati quando la spalla ha raggiunto la sua massima tensione. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non ruotare il busto, le spalle sono sempre rivolte in avanti. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Stretching tricipiti. Via! Non esagerare con la spinta, fermati se senti dolore. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non inarcare la schiena quando porti dietro il braccio. Cinque, quattro, tre, due, uno,